Buonasera, oggi non mi sento al 100%, quindi sarà un video un po' più tranquillo del solito. Non ballerò, non danzerò, non dirò cavolate. Stamattina mi sono svegliato e sono stato risucchiato dentro a Facebook, dentro ai video di Facebook. Sapete quelli che scrollano uno dopo l'altro e che vi risucchiano? Ecco, sono finito in quel tunnel lì dei video di Facebook ed è venuto fuori un video con Kevin Hart, il comico, Kevin Hart, il comico famosissimo. E a Kevin Hart gli hanno fatto questa domanda: Are you self-conscious about your height? Cioè, self-conscious, no, quella parola lì, in italiano, se proprio vuoi tradurla quasi letteralmente, vuol dire sei consapevole di te stesso, no? Self-conscious. Però in quel contesto lì vuol dire un'altra cosa. Vuol dire, are you self-conscious about your height? Vuol dire, sei a disagio per la tua altezza? Cioè, dentro di te, in realtà, è vero che magari non lo dimostri, ma dentro di te, sei a disagio per la tua altezza? Perché ovviamente Kevin Hart ha una statura molto bassa e quindi gli hanno chiesto, are you self-conscious about your height? Cioè, dentro di te sei a disagio per la tua altezza? Stessa cosa potremmo dire, are you self-conscious about your body? Cioè, sei a disagio per il tuo corpo? Ti senti a disagio internamente per il tuo corpo? When it was her turn to introduce herself to the class, she seemed very self-conscious. Quindi, quando è stato il suo turno di presentarsi alla classe, sembrava molto a disagio. Come vedete, quest'oggi non sono molto gasato, scusatemi, però se mi lasciate un commento sotto questo video, vi rispondo in rima.